del sangue e della terra, come pensavano i nazisti. È un fatto culturale. Il demos europeo, che non c'è, si può costruire come? Con una politica culturale. Conduciamo una politica culturale per spiegare agli europei come funziona l'Europa, per spiegare la storia comune, gli interessi comuni, per cercare di costruire la capacità di leggere l'uno l'anima dell'altro, per far emergere, non negando le identità nazionali, ma facendole crescere in modo che esse, espandendosi, diventino una comune identità culturale europea. Questa è la risposta al Brexit che noi ci auguriamo e vedendo in questa legge un piccolo tassello in quella direzione, noi voteremo convintamente questa legge europea. Grazie. Grazie Presidente Buttiglione, onorevole Klombichler. Grazie Presidente, signor rappresentante del Governo, cari colleghi, care colleghe. A rischio di ripetermi, ci manca o manchiamo di senso dell'essenziale e prontezza di riflessi. Se no, avremmo dedicato discussione e voto su questa legge europea, così si chiama, alla riflessione su quanto in questi giorni sta succedendo alla nostra Europa e sul perché siamo arrivati a questo punto. Parto da TTIP e CETA. Sono degli architestimoni, architestimoni della sudditanza dei vertici politici dell'Unione Europea nei confronti delle lobby transatlantiche. Su ciò che condiziona il nostro futuro si tratta e si traffica di nascosto. Della trasparenza concessa dagli eurocrati abbiamo avuto prova visitando la cosiddetta sala di lettura dei documenti TTIP al MISE. Ci siamo andati per primi il mio collega Giulio Marcon e io, a fine di maggio. E cosa abbiamo trovato? La caricatura di trasparenza. Un'ora di ordinaria presa in giro. Consiglio a chiunque dei colleghi e delle colleghe parlamentari, andateci e fatevi di prima persona un'impressione di come la nostra Unione Europea, a 60 anni dal Trattato di Roma, si permette di trattarci. Il ministro Carlo Calenda, riferendo 2 settimane qui alla Camera, si era permesso di ironizzare sullo scarso interesse dei parlamentari a fronte del magnanime venire incontro del Ministero. Le prime 3 settimane solo 18 parlamentari avrebbero chiesto di consultare gli atti TTIP in sala lettura allestiti al Ministero. A dimostrazione disse che la domanda disse, è rimasta largamente al di sotto dell'offerta sua. La verità, secondo me, sta all'opposto. La grande massa dei parlamentari si fida del giudizio di noi pochi che ci siamo andati e si risparmia la presa in giro personale. Ecco la realtà deprimente degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Titolo della nostra legge. Informazioni bluff sulle cose essenziali. E TTIP è solo la più nota e più attuale fra esse. E legge europea ogni anno in pompa magna per delle nullità. Adesso tralascio, diciamo così, ad elencare le varie etichettature, burocratizzazioni, insomma, che sono state nel corso di questa, fra ieri e oggi già strapazzate. La cosiddetta legge europea è l'ammissione del difetto cardinale della grande paziente di nome Europa. Non essendo capace o non disposta di farsi carico delle questioni essenziali, importanti, ripiega su un attivismo in robe che meglio lascerebbe agli amministratori locali. Comuni, regioni e anche stati membri si sentono scippati delle competenze intrinsecamente proprie. Approvando questo disegno di legge europea, questo Parlamento si rende partecipe di quel processo tumorale che sta per asfissiare l'Europa comune. La Brexit di questi giorni è la conseguenza radicale che il paese meno succube ha ritenuto di doverne trarre. Di troppe disposizioni,
troppe etichettature regolamentate, troppi rosmarini tassati, i cittadini si sono stufati. E prima che l'Europa da Unione si converta in carcere, gli Stati, i Paesi fuggono. Questo testo, modificato già al Senato, raffigura il riflesso della struttura della legislazione europea in toto. Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 2015, per la parte normativa, vi sono 30.952 pagine e la riflessione che ne segue è semplice. Dietro tutta questa sovrapproduzione legislativa, che sostanza si evince? Non solo queste norme nano perdono qualsiasi importanza, ma sono esse stesse una delle cause della debacle europea. Diamo per ben intenzionato in questo provvedimento l'obiettivo di risolvere un ampio numero di contenziosi pendenti. Le procedure di infrazione a carico del nostro Paese sono di fatto in diminuzione da 2 anni, di fatto il loro numero scende da ben oltre 100 a 80, di cui 62 riguardano violazioni del diritto dell'Unione e 18 il mancato recepimento di direttive. Ce lo chiede l'Europa, ci sentiamo continuamente dire da parte del governo. Ancora un anno fa il ministro Padoan disse: il sistema bancario è solido e privo di rischio. Poi deve essere stato lo shock della Brexit a convertire Saulus Padoan in Paulus, perché all'inizio di questa settimana, appunto all'indomani del voto inglese, lo sentivamo sui giornali con l'Europa non deve occuparsi solo delle banche. Sì, è vero, adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea oggi vuol dire trarre le debite conclusioni dalla Brexit. Non ci ha convinto affatto, anzi ci ha preoccupato l'atteggiamento espresso dal Premier Renzi l'altro giorno, cioè lunedì, nel suo messaggio al Parlamento. Fu l'espressione di una malcelata gioia maligna. Peggio per gli inglesi, meglio per noi. Mors tua, vita mea. Questo mi sembrava lo spirito del suo discorso. Per dirla in un'immagine calcistica, visto insomma i tempi che corrono, il Renzi della Brexit mi ricorda il giocatore di riserva che tutti conosciamo. In campo si fa male un titolare e il banchinaro vede arrivato il suo momento di gloria. Ecco, si alza, si agita, si scalpita, attende il cenno dell'allenatore di scendere in campo. La peggior cosa che al momento gli possa succedere, lei lo si vede in faccia, sarebbe che l'infortunato collega, il compagno infortunato, si alzasse e potesse continuare a giocare. È stata l'immagine del Brexit Renzi in questo lunedì alla Camera. Il referendum va rispettato, ripeteva propriamente. Il referendum va rispettato. Si prende atto e si volge pagina, proprio come se la sua maggior preoccupazione fosse che gli inglesi, e intanto l'hanno già quasi fatto, potessero ancora ripensarci. Non si è sdegnato nemmeno di parlare di occasione del momento. Renzi si sentiva arrivato, promosso. L'invito a Berlino dalla Merkel, da Hollande, così di poter far parte della troica, gli ha procurato apparentemente le vertigini. Nessuna autocritica, nessun allarme di fronte al manifestarsi delle volontà elettorali, nessuna ammissione di responsabilità di tutti. No, rimozione assoluta di qualsiasi corresponsabilità. Ciò che si sente dal Consiglio europeo, in corso o appena finito in questo momento a Bruxelles, conferma questa assenza di presa d'atto delle avvisaglie. Le parole d'ordine restano: austerità, ulteriore smantellamento dello Stato sociale e dei diritti, avanti con TTIP, CETA, TISA, piena libertà alle grandi corporazioni. Signor Presidente, cari colleghe e cari colleghi, noi non ci stiamo a questo provvedimento. Nel momento in cui la casa dell'Unione Europea brucia, sì, la casa, per riprendere la metafora del Premier Renzi, noi di SEL, Sinistra Italiana, riteniamo sia una mancanza di senso dell'essenziale.
Quindi controproducente approvare siffatte disposizioni per l'adeguamento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Questo è sempre il titolo solenne. Sono altri oggi gli obblighi derivanti dalla nostra appartenenza all'Europa. Quelli che ci chiedete di approvare con questo provvedimento purtroppo sono non un contributo alla risoluzione della crisi né dell'Unione Europea né della nostra nazionale stessa. Piuttosto sono una ragione in più della crisi esistenziale dell'Europa. Annuncio perciò il voto contrario, dimostrativamente contrario, di Sinistra Ecologia Libertà Sinistra Italiana. Grazie. La ringrazio, onorevole Elvira Savino. Grazie, signor Presidente, colleghi. Annuncio subito che il gruppo di Forza Italia voterà contro questa legge europea, semplicemente perché questa legge rappresenta esattamente l'Europa che noi non vogliamo. Perché questa legge è la dimostrazione plastica dell'incapacità dell'Europa di reagire alla deriva tecnocratica che ha pervaso l'Unione, in particolare negli ultimi anni. Anni che dovevano segnare una svolta, ma che invece hanno visto l'Europa avvitarsi sempre di più su se stessa e sulla propria burocrazia, su controlli sempre più stringenti, su cessioni progressive di sovranità e che non hanno avuto alcun contraltare sul fronte della politica, della responsabilità e della legittimazione democratica. Nonostante i bail-in, l'aumento dell'IVA ed altri inutili regole che la Commissione europea ci ha imposto, il governo italiano ha continuato a mostrare un'assoluta superficialità e un'ottusa applicazione di regolamenti e direttive comunitarie dalle quali sono scaturite spesso misure vessatorie per i cittadini. Ebbene, il provvedimento al nostro esame è ancora una volta figlio di questo atteggiamento. Una superficialità, dicevo, che si evince anche dal metodo utilizzato nel sottoporre le disposizioni in esame in questo ramo del Parlamento. L'iter del provvedimento in 14ª Commissione si è infatti esaurito con una maggioranza serragliata che è riuscita a dare parere contrario su tutti, nessuno escluso, gli emendamenti presentati. Stessa cosa è avvenuta in Aula. E stiamo parlando di modifiche assolutamente valide, molte delle quali di assoluto buonsenso, come il nostro emendamento riguardante l'olio d'oliva, uno dei fiori all'occhiello della nostra produzione agricola nazionale. La Commissione europea ha affermato il principio secondo il quale non vi è alcuna correlazione diretta tra la qualità dell'olio e la durata della sua conservazione, al contrario di quanto invece hanno sostenuto studi condotti da università e da enti di ricerca. E noi che cosa facciamo? Seguiamo supinamente la Commissione. Ed invece sarebbe più giusto far sentire la nostra voce ed esaltare le nostre specificità. Più volte abbiamo infatti sollecitato questo governo a rafforzare la posizione negoziale dell'Italia, in particolare attraverso iniziative tese ad aggregare gli interessi dell'area euro-mediterranea dell'Unione, che ad oggi risultano assolutamente soccombenti rispetto alle politiche europee a trazione dei paesi del Nord Europa. Sul metodo, quindi, il governo non si è smentito neppure in occasione dell'esame di questo provvedimento. È evidente l'arroganza della maggioranza che sistematicamente delegittima le Camere, le usa per vistare i provvedimenti che purtroppo sono spesso scritti male e in fretta, con un approccio istituzionale chiuso al confronto e alla qualità degli atti legislativi. Sempre più spesso, e questo è l'ennesimo caso, giungono al nostro esame provvedimenti blindati, stabilendo una vera e propria prassi di questa legislatura, che ormai si fonda su una sorta di monocameralismo alternato. I provvedimenti vengono infatti esaminati da un solo ramo del Parlamento e poi ratificati dall'altro, dando vita a una vera e propria distorsione del processo legislativo, dei poteri delle Camere, delle prerogative dei parlamentari, come disciplinati dalla nostra Carta Costituzionale. Ciò è intollerabile in atti come quello al nostro esame, atti nei quali si deve essere tanto più attenti perché si tratta di adeguare la normativa italiana a quella europea, senza però minare il nostro Stato di diritto e le basi su cui è costruito, nei quali si tratta di salvaguardare il nostro tessuto economico e le sue peculiarità, un tessuto economico fatto di piccole e medie imprese.
Vorrei citare solo alcuni passaggi di questo provvedimento che non rispondono neppure ai criteri ai quali la legge comunitaria dovrebbe adeguarsi. L'articolo 5, ad esempio, che interviene sul decreto legislativo sugli appalti pubblici appena approvato, oppure l'articolo 18 che introduce sanzioni per i casi di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza.